L'Avellino cerca la svolta contro la Pro Vercelli al termine di una settimana difficile a livello societario. Toscano sceglie come sempre il 3-5-2 con la novità assoluta di Daniele Verde dall'inizio, schierato in attacco con Ardemagni. Confermato per il resto l'assetto difensivo e di centrocampo. Allora le formazioni: Ceradunovic in porta con Gonzalez, Jim City e Diallo a comporre il terzetto difensivo, centrocampo con Belloni e Asma esterni, D'Angelo, Omeonga e Sumare. Appunto Ardemagni e Verde in attacco. Non c'è Mokulu, problemi muscolari, affaticamento per lui alla vigilia, non figura nemmeno in panchina, assenti anche Castaldo, Gavazzi, Migliorini e Molina. Pro Vercelli con il 4-3-3 di Moreno Longo, che deve fare a meno di Armando Vaiucci, rottura del crociato per l'albanese. C'è Sprocati in attacco e allora Provedel in porta, Germano, Bani, Luperto e Mammarella in difesa, faro di centrocampo Palazzo con Emanuello e Altobelli interni in attacco, Sprocati a sinistra, Mustacchio a destra, entrambi ai lati di Morra, che dunque guida l'attacco. Oh!
L'Avellino rompe il ghiaccio superando l'Apro Vercelli 3-2, doppietta di Verde, in mezzo il rigore di Mustacchio, poi ancora Ardemagni per il 3-1, nel finale, nel recupero, il brivido con il punteggio finale fissato sul 3-2 da Lamantia. L'Avellino sorride e può esultare con i propri tifosi. A fine gara il commento di Mimmo Toscano, del protagonista assoluto di giornata Daniele Verdi, del tecnico della Pro Vercelli Morino Longo. Allora, per quanto riguarda Verde, ne ero convinto. Indipendentemente se ci fosse stato Mokulu o no, Verde sarebbe sceso in campo. Ma per quello che mi ha dimostrato durante la settimana, ora non so se si è fermato un attimo a pensare le parole che io ho detto durante la settimana scorsa, perché io sono qui per far crescere questi ragazzi. È arrivato martedì voglioso a mettersi a disposizione della squadra, allenandosi in modo incredibile come non l'avevo mai visto, con gli atteggiamenti giusti, con la qualità giusta che lui ha, e oggi ha raccolto i suoi frutti. Mi auguro che non si possa cullare di questa prestazione, di questi due gol, perché bisogna mettere da parte subito questa prestazione, questa vittoria molto importante, e pensare già da martedì di essere più incavolati di prima, perché sappiamo che questa squadra, ne sono convinti i ragazzi, che a questo punto il campionato meritava 2-3 punti in più, non lo so. Ho detto dopo Vicenza che il vento forse era cambiato, e forse è cambiato, però bisogna spingerlo adesso, con il lavoro, con il sacrificio, perché avevano voglia questi ragazzi, l'ho detto anche in sala stampa ieri, che erano arrabbiati, che volevano questa maledetta vittoria che mancava, soprattutto per i tifosi che non assaporano questa vittoria da febbraio, per loro, per la settimana particolare che è stata tra il presidente, tra il direttore sportivo, tra lo stadio, volevano regalare anche a loro questa soddisfazione, e ci sono riusciti. Adesso bisogna mettere da parte questa vittoria e pensare alla partita di Perugia. Per quanto riguarda i minuti finali, forse perdere Ardemagni, ci può stare che la Pro Vercelli metta 5 attaccanti davanti di fisicità, butti la palla e faccia la metta sulla fisicità e puoi soffrire, però devi tenere botta. La cosa non mi è piaciuta è il secondo gol che abbiamo preso e la gestione degli ultimi 20 minuti, dove potevamo essere più sereni e più tranquilli nella gestione. Però ricordo, io non lo dico mai perché giustificazione ne prendo, forse siamo la squadra più giovane del campionato, bisogna mettere anche in preventivo qualche momento. Ci sono ragazzi che è la prima volta che giocano in B, che giocano in uno stadio così importante davanti a questa gente, un momento di timore, ma sono passaggi di crescita che questi ragazzi devono fare. Buonasera. Buonasera. Quello sì, ripeto, forse meritavamo qualcosa in più nelle partite precedenti, abbiamo fatto qualche errore in più che in questo momento stiamo correggendo qualcosina, per migliorare la pericolosità offensiva, per essere più aggressivi in avanti, la testimonianza del primo gol. Ma anche la reazione dopo il pareggio mi è piaciuta, che la squadra si è buttata di nuovo aggressiva in avanti per volerla ribaltare. Però ripeto, questa squadra è giovanissima, io non lo dico mai perché alibi non ne trovo mai, però io so che gli devo dare il tempo di commettere anche qualche errore. Ci deve essere la fortuna che ti assista in questi errori, a volte non ci ha assistito, adesso ci sta assistendo, e sono passaggi di crescita che deve fare questa squadra. Però sono contento per come hanno portato a casa questa vittoria. Mister, innanzitutto complimenti. Grazie. Perché bisogna dare atto agli allenatori che quando perdono loro, ovviamente voi siete, avete il destino appeso ai risultati, insomma adesso bisogna dare atto di questa vittoria che tutto sommato secondo me è stata vinta soprattutto sul piano tattico e poi su quello tecnico. E questa gara spada anche un tabù in qualche modo, cioè quello che a mio sommesso avviso i moduli non contano più per niente, perché contano i calciatori che vanno in campo. Non stiamo davanti alla lavagna, ma stiamo in un campo dove c'è tempo e spazio, eccetera, eccetera. In ogni caso c'era stata questa levata di scudi ad agosto sul modulo, che lei aveva cambiato modulo dal 3-4-3 al 3-5-2, ma adesso come si fa? Il mercato è stato fatto tutto per gli esterni, eccetera. Invece questa partita, soprattutto l'utilizzo di Verde, ha dimostrato che un calciatore, se sa giocare a calcio, gioca in tutti i ruoli, soprattutto sul fronte offensivo, e Verde è una seconda punta, insomma, non è un esterno.
Per me, per come si è allenato questa settimana, Verde può fare la mezzala, può fare l'attaccante esterno, può fare la seconda punta. È importante che metta a servizio la squadra le sue qualità, la sua voglia di sacrificarsi, la voglia di recuperare la palla, perché le qualità tecniche lui ce l'ha. Una squadra non ha bisogno solo delle qualità tecniche, ha bisogno anche di altre qualità, che oggi, in questa settimana, e oggi l'ha messa in campo. E oggi ha ottenuto i suoi risultati. Mi auguro che sia l'inizio di un processo di crescita del ragazzo e della squadra importante, perché come ha messo a servizio la squadra le sue qualità Camarà, come l'ha messo Bidaoui la partita precedente, questa squadra ha bisogno che ognuno metta dentro il calderone le proprie qualità. Mister, lo scorso anno Avellino è ripartito proprio con la Provercelli. Sì, no, stavo leggendo una cosa che, no, che devo fare dopo. Stavo leggendo Avellino l'anno scorso è ripartito proprio con una vittoria con la Provercelli. Sì. E con la vittorie, visita a Montevergine. Sei vittorie consecutive. Ecco, quindi diciamo che questa vittoria è importante non solo per ricordare la classifica. Ecco, però insomma bisogna anche leggere un aspetto diciamo importante di quelle che sono state le occasioni date agli avversari, no? Almeno 3-4 gol rigidissime. Gli ultimi 20 minuti sì. Certo, Mustacchio lì, Radunovic è stato bravissimo. È stato... poi, diciamo, sì, sì, sì. Sì, sì. Ecco, questi errori bisognerebbe evitarli, perché sennò poi alla fine li paghi. Assolutamente, io dico la gestione degli ultimi 20 minuti dove abbiamo commesso degli errori è una cosa che dobbiamo migliorare. Nella gestione della gara, perché è una partita da mettere in frigo, da congelare. Due situazioni che Sumaré ha buttato la palla. Fra due settimane magari non lo commette quell'errore, la gestisci meglio quella palla. Il fallo di Asma dove Mustacchio ha colpito di testa è un fallo gratuito, ma ripeto, sono errori che questi li ho messi in preventivo per i ragazzi. Mi auguro che già dalla prossima settimana possano limitare questi errori. E limitando questi errori può crescere la prestazione della squadra e soffrir meno. Allora, la prima, Ardemagni mi fa piacere perché ha passato due settimane non belle. È stato bravo a rimanere sereno e tranquillo, forse l'ho aiutato, non lo so, perché io ho detto che i gol li ha sempre fatti, non vedo perché in questo momento deve pensare a quelli che ha sbagliato, non quelli che farà in seguito. Questa vittoria sicuramente darà qualcosa in più in consapevolezza, in come l'ha affrontata questa partita per ottenere questa vittoria che ci tenevamo da dedicare a tutti, da dedicarsi anche ai ragazzi, perché hanno voglia anche di festeggiare dopo una vittoria e stare tutti insieme, perché era un periodo che neanche un sorriso veniva fuori. E questa sicuramente sarà una partita che ci aiuterà nel proseguo, a patto che la mettiamo da parte e pensiamo che dobbiamo solo crescere ulteriormente, perché l'ho detto tre settimane fa che questa squadra giovane ha margini importanti di miglioramento e sicuramente migliorerà se terrà questo atteggiamento che sta tenendo in queste settimane. La dedico a mia madre che sta poco bene, quindi voglio dedicare questa vittoria a mia madre, a Caterina. Grazie. Quanto lei ha deciso prima che la squadra scendesse in campo, oppure è stata una scelta dovuta da quello che la partita praticamente di come era disposto la Provercelli? Perché Asma si è vista sulla linea dei tre difensori, diciamo c'è solo noi abbiamo giocato a 4 oggi. Perciò dico, sì. Ma perché lei si aspettava praticamente che No, perché noi generalmente giochiamo a 4 contro 3 attaccanti, giochiamo a 4 contro 3. È il nostro esterno che è Belloni, o sale sul terzino o viene dentro sulla mezzala, e oggi l'hanno fatto benissimo. No, dovessi giocare in 5 o in 3 o rischiarti l'uno contro uno. Mister, a proposito di aver giocato a 4 in campo, l'ha dimostrato, io ieri proprio questo le volevo chiedere, se per lei la difesa 3 fosse un dogma oppure ma sono ma,
non sono dei sistemi, sono dei concetti. Noi quando giochiamo contro un attacco a 3 lavoriamo contro un attacco a 3, quando giochiamo contro un attacco a 2 lavoriamo contro un attacco a 2, quindi creiamo sempre superiorità 3 contro 2, quando giochiamo contro un attacco a 3 4 contro 3, alla fine la Provercelli si è messo con 4 attaccanti o con 5, è normale che si è messo a 5 dietro, soffrendo un pochettino queste palle lunghe. Mister, quando parla di miglioramento di questo gruppo, ecco, bisognerebbe migliorare un po', diciamo, sotto certi aspetti, ad esempio il giro palla, no? Lo scarico dietro. Di solito, non di solito, è così, il centrale è quello che dà il punto di riferimento ai suoi compagni di reparto. Un paio di occasioni ho notato Insidi praticamente più avanti del difensore esterno e scaricando il pallone, diciamo, in una fase, diciamo, in una parte molto pericolosa. Io la cosa che odio è il reso passaggio al portiere. Oh, allora, ok, però il centrale a questo punto deve fare l'elastico, deve abbassarsi. È un aspetto che dobbiamo migliorare. Sì, una cosa che dobbiamo migliorare. Perché sono dei meccanismi ancora che dobbiamo migliorare. Perché quando giochi a tre contro due attaccanti è una cosa, ci sono dei concetti. Quando giochi contro tre attaccanti è un'altra cosa. E questo un pochettino, questo cambiare in continuazione, ancora i ragazzi, Jimmy C è arrivato due settimane e mezzo fa. Non sono elementari, non sono scontate, nel calcio non bisogna dare niente per scontato. Mi auguravo qualcosa di meglio. Per quanto riguarda i ragazzi, devo elogiare tutti, perché li vedo allenare durante la settimana. Io guardo quello, la settimana, come si allenano, gli atteggiamenti, e tutta la squadra ha fatto una settimana incredibile, voglio elogiare tutta la squadra. È normale che dentro la squadra ci sono delle qualità differenti, chi mette la fisicità, chi mette l'individualità, la tecnica, è normale che poi risalta quello, però credo che questi ragazzi, questo gruppo sta lavorando in modo eccezionale. No, quando si vince di squadra, quando si perde di squadra. Per quanto riguarda il discorso ambientale? No, pensavo di potessimo avere qualche punto in più sicuramente, non avere questo inizio difficoltoso, però il calcio è fatto anche di momenti dove devi tenere botte e superarli, dove devi aspettare la crescita di un gruppo e di ragazzi nuovi e giovani. Sicuramente meritavamo qualche punto in più, però pensiamo a quello che dovrà essere, non a quello che è stato. Grazie. Mi volevo chiedere, comincia già a parlarsi della bravura di questi sconosciuti, tipo Meonga, da grande platea, Meonga, Sma, Sumaré, e a che punto è la loro crescita, soprattutto a livello di personalità, che sembra già si intravede adesso, se si sono e a che punto sta l'integrazione un poco col gruppo, venendo loro da ambienti completamente diversi, religioni diverse, culture diverse, alimentazione diversa. No, innanzitutto bisogna fare un plauso alla società che ogni anno dal direttore sportivo al direttore generale al presidente scelgono dei giovani interessanti che hanno qualità importanti. Questi, secondo me, per quelli che gli altri che non ho avuto non posso giudicare, ma questi che sto avendo in questo momento hanno una disponibilità e una cultura del lavoro incredibile, possono solo crescere, hanno tanto ancora da crescere, passa da queste partite, dalle sconfitte, dai pareggi, dagli errori durante una partita, però hanno un'intelligenza fuori del comune. Ma guarda, non c'era nessuna grande polemica, è solo che forse, voglio dire, io non ero in gran forma, quindi subentravo, ma non c'era nulla di che al di là di questo. E sì, il Verde magari più che io sono stati tifosi, perché io lo dirò sempre, e nel bene e nel male sono loro che vincono, quindi un ringraziamento speciale a loro sicuramente. Senti, questa partita è stata un po', diciamo, il paradigma di quelle che sono le tue caratteristiche tecniche, perché in realtà si pensava inizialmente a questo 3-4-3 con un Verde esterno d'attacco, invece come appunto avresti anche a dire tu
proprio su una mia domanda, che potevi fare tranquillamente la seconda punta, oggi lo hai dimostrato alla grande. Esatto, non mi baso sui ruoli perché è il mio lavoro, quindi dove mi mette il principale lì andrò a lavorare, quindi non c'è problema alternare il ruolo. Senti Daniele, semaforo verde, anche dici. Meno male. Un Avellino che insomma oggi, grazie alla tua prestazione, è riuscita a raccogliere 3 punti. Ti sono fatti complimenti. Però io, visto che ci conosciamo da poco, vado a vedere sempre in particolare, scusami se. No. Ecco, hai pensato magari quando tirare il calcio di rigore di toglierti un'altra volta la maglia? No, assolutamente, perché già lo sapevo che era ammonito, però. Ho una maglia, diciamo, non portafortuna, una maglia perché io sono molto credente, quindi basta solo alzarla per ringraziare il cielo e basta. Non... Beh, Gesù ti amo, perché sono molto credente, sì. Ma sì, sicuramente non c'è nulla da criticare al mister, anzi magari, non lo so, parlo in generale, qualcun altro sentendosi messo un po' di pressione addosso dai giornalisti magari avrebbe fatto solo del male al ragazzo, perché come ho detto prima di là io non ero pronto magari fisicamente, quindi ha aspettato il momento giusto e mi ha messo in campo quando io ero prontissimo per affrontare una gara del genere magari, e l'ha fatto nel momento giusto, quindi onore a lui. Io in primis quando vengo nei gol faccio la dedica soprattutto a mia moglie e la mia famiglia, e poi lo dirò sempre a tutte le persone che credono sempre in me e a questo pubblico fantastico. Ilaria. Sì. Fuori grotta. Sì, ma lui è una persona a 40 anni, è un uomo ormai, che aiuta tutti, è molto generoso con tutti, altrimenti non lo vedevamo lì a 40 anni a giocare ancora, quindi parla da, cioè, si spiega da solo. Sì, ma lui in generale proprio, è uno che aiuta molto i giovani, quindi chapeau per Totti, perché un uomo così non si vedrà mai più nel calcio, credo. Perché qual è stata la più bella? La mia è stata quella sul gol di Ardemani, annullato, anche secondo me lì, perché non credevo di arrivare sulla palla, perché ho visto il mio avversario entrare scivolato e ho detto eccolo, mo la prende, e invece sono stato bravo e rapido a spostare la palla e a mettere Ardemani lì. Ma volevo puntualizzare una cosa, io lo faccio per lo ripeto, per questi splendidi tifosi, perché lo meritano. Grazie, ciao. Volevo dire, in settimana mi sono trovato molto toscano come dici proprio in questo punto, deve chiaramente crescere nella fase difensiva, come può essere la fase di sì. Sì, magari in fase difensiva io non sono mai riuscito a dare quello che do in fase offensiva, però non mi creo problemi su questo, perché c'è tanto da migliorare, come tutti devono migliorare in qualsiasi lavoro, e io la fase difensiva la farò sempre con attenzione e migliorando giorno dopo giorno, e la fase offensiva, io ti ripeto, a me piace tanto far divertire la gente, quindi quello che penso all'istante quello faccio. Ciao Daniele. Ciao. Importante anche la fase di non possesso, almeno quanto quella offensiva. Esatto. Probabilmente migliorando
calciatore del presente o del passato che ti ha ispirato e ti ispira ancora? Guarda, io ti svelo una mia cosa, un mio segreto, diciamo, un segreto, una cosa mia. Guardo molto i video di Neymar e su di lui magari cerco, non tanto ci riesco, però cerco di farmi, di crearmi una strada anche io. Ultima domanda. Ciao, hai detto che praticamente il tecnico adesso non è nella forma migliore, all'inizio ci sei dato un periodo, ma... Ma dalle poche partite in passata stagione, solo per questo, ma non è che sto a pezzi, si è visto oggi con la testa fa tutto, quindi ho recuperato già. Sì, sapevamo di venire ad Avellino a disputare una gara comunque difficile per più fattori che potevano comunque diversificare questa gara dalle altre, quindi ci aspettavamo una squadra motivata, ci aspettavamo un ambiente che avrebbe sostenuto e spinto la squadra per cercare di agguantare questi tre punti, quindi sapevamo di venire qui e sicuramente che non fosse stata una partita semplice. Per quanto riguarda lo sviluppo della gara, credo che senza nulla togliere all'Avellino che ha fatto la sua onesta partita, credo che abbiamo fatto quasi tutto noi, perché l'abbiamo mandato in vantaggio con un errore in disimpegno, dovevamo la palla noi. Fino a quel momento la gara era in equilibrio e credo che l'occasione più grossa sia stata quella della Provercelli. Dopodiché, riagguantato il pareggio su un calcio di rigore netto, su uno sviluppo di una buona azione, abbiamo commesso un'ingenuità di nuovo abbastanza clamorosa per rifare andare l'Avellino in vantaggio e ritornati dagli spogliatoi c'erano tutte le premesse per poter comunque disputare un ottimo secondo tempo, come del resto secondo me l'abbiamo disputato. È normale che non devi prendere dopo 5-6 minuti con palla quindi di nuovo nella nostra gestione, e quindi dove abbiamo perso un disimpegno, abbiamo permesso all'Avellino di fare il 3-1, perché poi dopo credo che nonostante il doppio svantaggio la Provercelli abbia sempre cercato tramite il gioco, cercando di avvolgere un Avellino che oramai era chiuso in difesa, e nonostante quello credo che abbia creato 5-6 palle gol abbastanza importanti per riaprire la partita. Se l'avessimo riaperta prima sicuramente si sarebbe anche potuto, secondo me, riagguantare un pareggio che a mio avviso oggi, per quello che ha fatto la Provercelli, sarebbe stato meritato. Mister, si aspettava questo atteggiamento tattico dell'Avellino che in realtà soprattutto nel primo tempo vi ha lasciato giocare per cercare poi di sorprendervi con rapide ripartenze, avendo appunto elementi adatti appunto a questo gioco? Sì, sapevamo che l'Avellino avrebbe giocato in questa maniera, sapevamo che durante la settimana Verde era stato provato come seconda punta e che poteva essere un'alternativa anche proprio per i giocatori che l'Avellino ha a disposizione, perché comunque Ashma, Verde, Belloni, Omeonga e Sumaré sono tutti giocatori molto svelti, molto rapidi, che negli spazi possono far male, ma in questo credo che l'avevamo interpretata anche direi bene, perché avevamo quella pazienza necessaria per non concedere a loro il contropiede, infatti difficilmente si poteva sfondare con quella dinamica di partita. Mister, lei che è un grande conoscitore del calcio giovanile, cosa pensa della linea verde dell'Avellino? Io credo che sia una scelta, come del resto ha fatto anche la Provercelli, perché il rinnovamento sia dell'Avellino che della Provercelli è quello di comunque avere due organici. Oggi penso che se si fossero inquadrate le due distinte, c'erano 6-7 giocatori per squadra con un'età ben dopo il 90, quindi credo che queste sono linee di pensiero che secondo me possono avere una logica e un senso se si ha la forza e la capacità poi di supportarle, perché lavorare con i giovani purtroppo vuol dire anche questo. Vuol dire, per esempio, come i nostri, fare una super partita con il Cesena e poi magari in qualcuno di loro magari calare la partita successiva, no? Quindi quando si parla di maturità si parla anche di questo, e quindi quando si fanno queste scelte bisogna essere poi bravi tra ambiente,
tra tifoseria, tra società, allenatore, a poter supportare questo progetto e dare tempo che questi giovani si inseriscano poi bene nella categoria. Questo mi ha dato più fastidio, gli errori commessi in difesa o in attacco da parte di lui? Ma devo dire entrambi, perché anche le occasioni sbagliate sono state abbastanza... abbastanza clamorose, però ripeto, la squadra oggi ha dato tutto, ha messo tutto quello che poteva. Sapevamo che potevamo incappare in qualche prestazione altalenante di qualche ragazzo giovane, però abbiamo ritenuto opportuno dare continuità alla squadra che aveva battuto il Cesena, perché insomma si era fatta un'ottima prestazione, quindi è giusto anche che quando si giochi bene e si porta a casa il risultato la squadra venga confermata. Quindi anche per questo motivo abbiamo deciso di confermare praticamente l'11 di Cesena, tranne Vaiushi che si era infortunato, l'abbiamo sostituito con Sproccati. Buonasera. Buonasera. Ma Luperto è un giovane di grande prospettiva, un giovane che noi gli abbiamo fatto, credo, la metafora giusta. È un giovane che è stato all'università e adesso entra nel mondo del lavoro. Quindi dal buon Sarri e dal Napoli penso che possa aver imparato tanto, però poi adesso sta a lui e toccherà a lui dimostrare di poter fare il giocatore di calcio, perché sicuramente qui le possibilità non gli mancheranno, però il mondo del lavoro è diverso dall'università, quindi bisogna essere più smaliziati, non basta il sapere, bisogna poi dopo sapersi barcamenare con altre caratteristiche.